con pari dignità in tutti i luoghi più disparati, in particolar modo Termoli. Perché Termoli? Io ieri stavo qui, stavo a una riunione degli industriali, ho parlato col presidente industriale, stavo al consorzio, ho parlato con la capitaneria del porto l'altro ieri per capire quelle che erano le problematiche specifiche di alcuni settori di Termoli. Mi riferisco ai pescatori, mi riferisco a alcune situazioni che sono particolarmente care a voi termolesi e che devono sicuramente essere affrontate e risolte. So che voi rappresentate il polmone economico di questa regione. Noi dobbiamo agire come parlamentari, spero il 26, spero intendo con tutti gli altri colleghi, per portare, fare un piano strategico straordinario per l'intero, per l'intera regione. Per troppi anni è stata abbandonata dalla politica, soprattutto dalla politica romana, dalla politica del Parlamento, dal governo, sul presupposto che i rappresentanti non hanno mai attenzionato quelle che erano le criticità del Molise. È una terra bellissima, ve lo dico adesso non perché sto a campagna elettorale. Mi affascina non solo il territorio e il paesaggio, ma soprattutto le persone. Siete persone spettacolari. Grazie.